avrei tanto voluto fare questo video col sole, ma se aspettavo il sole l'avrei fatto nel 2000 mai, e quindi ve lo prendete così. Eccolo là. Allo. Allora, primo appuntamento della giornata andato bene, che era quello più preoccupante perché avevamo a che fare con l'assicurazione sanitaria e non dico altro. E la giornata va avanti alla grande perché Ross è finalmente diventata istruttrice di yoga. E quindi ora andiamo, perché lei ha la sua lezione con i suoi allievi. Ha aperto anche un profilo Instagram che si chiama Bianco Yoga, quindi se vi interessano queste cose, Bianco Yoga. Buona lezione. Io lo so che stare fuori con questo tempo da cani può sembrare folle, ma a Berlino si può fare. Trovate sempre queste copertine. Tac. E ora sono pronto per iniziare a rispondere alle vostre domande. La prima domanda è di Matteo Mingarelli, che dice: ci racconti il tuo percorso sul buddismo. Questa è una domanda molto tosta per iniziare, ma è una domanda che mi fate veramente in tanti, e quindi ci tengo a provare a abbozzare in qualche modo una risposta. Dico abbozzare perché è un argomento profondo, è un argomento delicato, è un argomento articolato, e quindi servirebbe tempo e anche il giusto contesto per poterne parlare. Sicuramente, visto le richieste, ve ne parlerò dentro Storie, la mia newsletter mensile, quindi se non siete iscritti fatelo, trovate il link qua sotto in descrizione, dove ogni mese vi porto un po' più con me dentro quello che è l'aspetto emotivo del mio percorso da fotografo, ma anche da imprenditore e da essere umano in generale, diciamo. Ora, quando il buddismo è entrato nella mia vita è stato in un momento di forte cambiamento, proprio perché sono passato dal lavoro dipendente al lavoro da fotografo professionista, che è una cosa che anche tanti di voi stanno sperimentando o che vorrebbero sperimentare. Quando si va a cambiare un paradigma così forte all'interno della propria vita personale, come è quello del lavoro, che non solo ci identifica a livello sociale, ma ci dà anche il sostentamento, quindi i soldi per vivere all'interno della società, si vanno a toccare delle corde e anche a scomodare delle fragilità non indifferenti. In quel momento della mia vita ho sentito che avevo bisogno di qualcosa che mi portasse la forza che in qualche modo sentivo di non avere. E la cosa interessante è stato proprio che all'inizio di questo mio percorso da buddista ho capito che io quella forza in realtà ce l'avevo, che andava solo in qualche modo rispolverata, andava un po' riattivata, e l'ho fatto proprio grazie alla pratica. Quindi è lì che è iniziato il mio percorso, e poi per approfondirlo sarebbe veramente tanto lungo, e quindi direi che questa è un'altra storia. Pausetta teino perché ho le mani congelate e si riparte. Altra domanda di Vanni Parietti, che mi chiede: qual è una qualità che detesti e una che apprezzi nelle persone? La qualità che più apprezzo negli altri è la cortesia, la gentilezza. Io sono un fan, veramente un fan delle persone che in qualche modo sono aperte verso gli altri e verso la vita in generale, che è lo stesso atteggiamento che cerco di avere anche io nella mia vita, ovviamente. E di contrappasso, quello che detesto è la maleducazione. La maleducazione soprattutto quando è gratuita, anche perché è una chiusura verso il mondo e verso gli altri in una maniera che molto spesso è semplicemente fine a se stessa. Bello tutto, bella la copertina, bello il tè, ma qui fa un po' freschino. Altra domanda di Yuri Rizzi: ok la tecnica, ok il comunicare, ma conta anche l'attrezzatura. Fare il fotografo è un bel costo. Beh sì, sicuramente è un bel costo, come sono un bel costo tutte le attività dal libero professionista, perché ogni libero professionista sostanzialmente deve provvedere all'attrezzatura per poter svolgere poi il proprio lavoro. Ma al di là di questo pensiero superficiale, entro più nel dettaglio di che cosa e quanto pesa l'attrezzatura all'interno di una professione, in un video dedicato dal titolo proprio L'attrezzatura non conta, che trovi qua su oppure anche sotto, linkato in descrizione. Hai finito? Sì. È andata bene? Sì. Brava. Una giornatina un po' piena, ma ce la faremo. Raga, è un'ora intera che stiamo aspettando per questo appuntamento, ho scelto proprio la giornata giusta per portarvi insieme a me. Vado.
Mentre vado alla prossima destinazione, partiamo con la domanda di Simo Mottola, che dice: in un mondo pieno di fotografi, come fare a differenziarsi, distinguersi, essere unici? Questa è una domanda a cui rispondo veramente tanto volentieri, perché è un tema strachiesto, richiesto e strarichiesto, proprio perché stiamo parlando di stile, di espressione personale, di come essere riconoscibili. Gli dedico un tot di capitoli all'interno di Radici, il mio workshop online, proprio perché fare click su questo aspetto dell'espressione è svoltante per chiunque decida di vivere della propria espressione personale. Detto ciò, io non ho mai capito perché i fotografi cercano di distinguersi, di essere diversi, di essere unici. Noi non dobbiamo cercare di essere diversi, noi dobbiamo cercare di essere autentici. È questo lo sforzo che dobbiamo fare, essere autentici. Il nostro è un lavoro che deve essere di rimozione, dobbiamo toglierci dalle spalle tutte quelle zavorre che noi stessi ci abbiamo messo guardando il lavoro degli altri, guardando i social media e credendo che altri sono più di successo di noi. È questo che dobbiamo fare, dobbiamo rimuovere, come se fossimo in qualche modo una cipolla, no? Avete presente? Quindi andare a toglierci di dosso tutti quegli strati che abbiamo in qualche modo assunto, ma che in realtà non sono nostri. Quindi se vuoi veramente un consiglio accorato, basta cercare di essere diversi, iniziate a sforzarvi per essere autentici. Altra domanda di Gabriele De Dominicis, che mi chiede: ha davvero senso nel nostro mestiere la nicchia o si dovrebbe tornare a un approccio artigiano? Allora, non so bene che cosa intendi per lavoro artigiano, ma siccome non sei la sola persona che mi ha chiesto se ha senso specializzarsi in fotografia, io rispondo a questo in una maniera chiara, semplice e netta: sì, ha senso. C'è un detto in America che dice serve everyone, serve no one, che ovviamente significa che servire tutti equivale sostanzialmente a servire nessuno, proprio perché noi non siamo chiari nei confronti della committenza, quindi del nostro pubblico inteso come cliente, perché qui stiamo parlando di business, stiamo parlando di vendere un servizio a qualcuno che sta dall'altra parte e deve capire in una maniera inequivocabile che noi facciamo quella cosa e siamo in grado di farla bene. Se poi all'interno di uno studio o di una realtà ci sono più amori, diciamo così, perché magari puoi amare, ne so, le landscape, puoi amare i portrait, puoi amare la fotografia aziendale, l'interior design, qualsiasi cosa, puoi creare realtà diverse del tuo stesso studio che si occupano in maniera settoriale, quindi verticale, di questi aspetti differenti. Quindi la risposta è sì, serve assolutamente specializzarsi, e il mio consiglio è proprio questo: fatelo. S. Bonfiglio mi chiede: top 3 film preferiti. Al di là che questa domanda è illegale, veramente illegale, perché come faccio a scegliere solo 3 film? Sarebbe come buttare, che ne so, dei figli giù dalla montagna, e questo è chiaramente inaccettabile. Ma se proprio devo provarci, io direi L'attimo fuggente, che è un film che per me ha impattato veramente tanto. Devo per forza inserire almeno un film di Tarantino, quindi andrei sul classico Pulp Fiction, e non posso inserire almeno un film dove c'è incluso Lubezki, e quindi direi uno magari dei meno detti, che è Night of Cups. Altra domanda di Pierre Foyce, che mi chiede: 3 consigli che daresti a un giovane che vorrebbe fare questa carriera. Allora, domanda tostissima anche questa. Io non sono un gran fan, ve lo premetto, delle liste tipo 3 consigli per diventare professionista, perché se questi consigli fossero realmente facilmente applicabili, tutti sarebbero professionisti, tutti vivrebbero di quello che vogliono vivere e le persone non avrebbero questo senso di rincorsa impossibile verso quello che vogliono fare. Quindi, premesso questo, io direi: cerca di capire verticalmente qual è il tipo di fotografia che vuoi fare e poi dedicati esclusivamente a quella. Sperimenta il più possibile, fai errori, cerca di capire cosa ti spinge e muove la tua espressione, così da creare e poi iniziare ad evolvere quello che è il tuo linguaggio in quel preciso settore che hai scelto. E terza cosa è: investi su te stesso in termini di formazione. Non credo assolutamente a quello che viene detto, che su YouTube ci sono tutte le risposte, perché se questo fosse vero tutti vivrebbero di fotografia e tutti farebbero quello che vogliono fare. Non c'è niente che ti porti da dove sei adesso a dove vorresti arrivare. Per questo serve l'esperienza di qualcuno che l'ha già fatto e che ti possa aiutare e guidarti in quello che vuoi fare domani. Immaginati te stesso di 10 anni fa, se tu potessi parlare con quella persona lì, quanti errori gli eviteresti? Proprio perché hai già fatto quel tipo di percorso.
corso. Certo, alcuni errori servono a formarti, ti danno modo di imparare e di crescere, ma ce ne sono anche tanti altri che onestamente, se ci pensi, sono assolutamente evitabili. E questo è il motivo per cui io consiglio sempre di rivolgersi a persone che in qualche modo sentite che condividono i vostri valori, che condividono la vostra visione del mondo e che hanno già fatto quello che vorreste fare voi. Beh raga, ridendo e scherzando, si è fatta sera, anche se non è così tanto tardi, però qua fa ovviamente buio super presto, e c'è l'ultima domanda che è di Vincenzo Massaro, che dice: ci vuole tanto coraggio per virare il linguaggio fotografico, in che modo farlo in sicurezza? Questa è un'altra domanda che meriterà un video a sé, e questo video arriverà, ve lo premetto subito, proprio perché mi interessa approfondire questo argomento che ho già iniziato a trattare nel video della fine per il 2022, dal titolo È finita, ve lo linko anche questo sotto in descrizione, se ve lo siete perso andatevelo a vedere. È un argomento chiaramente personale, 100% personale, quindi sapere quanto coraggio ci vuole per fare una scelta del genere è ovviamente soggettivo, ma dal mio punto di vista serve veramente tanto coraggio per cambiare stile fotografico, specie quando il tuo stile fotografico porta i clienti per il tuo lavoro, quindi i soldi per sostenere in qualche modo la tua vita, e andare a cambiare questo parametro in qualche modo ti porta inequivocabilmente a temere di perdere quei clienti e quindi di perdere quel sostentamento che alimenta tutto il sistema della tua vita. Ma ovviamente, essendo una cosa così importante, non va fatto come gesto di coraggio, non va vista in questo senso qui, va fatto come gesto di necessità. Se qualcuno sente la necessità di variare il proprio istinto fotografico proprio per ragioni di evoluzione o di autenticità verso se stessi, è doveroso farlo al di là di quello che possono pensare o credere gli altri. E detto questo, viene da sé che, almeno dal mio punto di vista, non esiste un modo per poterlo fare in sicurezza, semplicemente non c'è, proprio perché le stesse persone che fino a ieri amavano quello che stavamo facendo, domani potrebbero amarlo ancora di più, oppure potrebbero semplicemente, banalmente, non capirlo, e quindi potresti perdere. Questo è parte del ciclo delle cose e come tale quindi va accettato e metabolizzato, anche perché se questo nasce da un'esigenza autentica, l'alternativa sarebbe non ascoltare se stessi, e queste sono le classiche cose che normalmente si tendono a rimpiangere poi per tutta la vita. Raga, io vi ringrazio davvero per la bellezza delle vostre domande, lasciate un like a questo video per supportare il canale e fatemi sapere anche qua sotto nei commenti cosa ne pensate voi degli argomenti che abbiamo trattato oggi, e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video.